riconoscere che oggi siete fortunati perché sono già truccata. Scusate il rumore di sottofondo della freccia, ma siamo un attimo in sosta. Sto andando dai cinesi perché mio padre mi ha detto che al centro commerciale appunto di Ostia, praticamente un intero piano, il secondo piano appunto del centro commerciale, è stato preso completamente dai cinesi, quindi è enorme e voglio andare a vedere, magari trovo qualcosina anche per l'autunno, perché voglio fare tra le altre cose, tra i mille video che ho qui dentro e che sapete anche voi se seguite le mie dirette su Instagram, magari trovo qualcosa per decorare la camera. Non ci facciamo mancare niente, sì. Purtroppo dai cinesi non ho potuto riprendere nulla e adesso sono a casa ad Ostia. Mi avete detto nel vlog precedente che vi mancava casa qui ad Ostia, dove ho iniziato a fare video. Difatti mi sono messa appositamente qui perché qui, scrivetemi se ve lo ricordate, ho iniziato a fare i video, praticamente sì, per terra, con questo sfondo, ecco. Avevo stampato, ritagliato queste cosine qui, avevo fatto qualche scritta e quindi questa era la mia postazione dei primi video. Ho anche preso questa giacca. Allora, innanzitutto questa giacca è molto pelosina e ha circa un anno. Non credo l'abbiate mai vista. Me la inviarono dal sito... No, non è questo. Comunque sì, praticamente l'ho riesumata da tutti i miei cappotti che erano lì in alto. Ho dovuto prendere l'asta per appunto prendere la stampella perché fa parte di uno dei capi che utilizzerò per copiare un outfit di Giulia De Lellis. Quindi me la porto dietro. Per fortuna che non l'ho buttata perché almeno per il video mi servirà. Quindi sono molto molto contenta. Cambiando location e cambiando discorsi, ieri vi ho portato con me a fare il trattamento, tra virgolette, perché ovviamente non l'avete visto, perché uno si deve spogliare, il trattamento di mantenimento e tonificazione che sto facendo con la mia estetista, al centro della mia estetista, che è sempre la ragazza che mi fa le unghie e tutto il resto, tutto quello che avete visto finora. E sto perdendo un sacco di centimetri, mi sto tonificando. Ieri vi ho fatto anche proprio la stories dei centimetri che avevo all'inizio e di quelli che insomma ho adesso, e sto preparando un video. Ottobre tra l'altro è il mese della bilancia in tutti i sensi e tra un po' è anche Natale, quindi mi sto preparando psicologicamente per le mangiate di Natale. Non vedo l'ora di decorare comunque la mia camera con tutte le cosine autunnali o comunque natalizie. Mio Dio, già questo cardigan borgogna fa proprio autunno, cioè adoro. Ma parlando appunto di bilancia, volevo parlarvi delle nuove uscite di Fitria. Sto bevendo questo nuovo tè nella mia tazza con i gufi. Oh mio Dio, era ora di tirarla fuori. E ieri sera ho provato il Mandarin Slim Tea, ovviamente il tè al mandarino, e l'ho ripreso stamattina perché, a parte, mamma mia, l'odore, cioè immersi, io mi immergo tipo nel verde con tutte le foglie che cadono, arancioni, insomma, sotto un albero pieno di foglie, insomma, avete capito? Sì, avete capito cosa intendo? Ditemi che avete capito, perché la mia mente ha ben impressa l'immagine, ma spiegarla a parole è un po' complicato. Insomma, questo tè in particolare è ottimo contro la buccia d'arancia perché migliora anche il tono della pelle, quindi è una cosa ottima. Ed è ottimo anche per le gambe, sapete che io comunque ho gonfiore, pesantezza alle gambe. E il lemongrass aiuta tantissimo ad alleviare appunto la pesantezza, i dolori alle gambe, magari quando tirano le sentite un po' più tese. Ecco, quindi questo aiuta tantissimo e ovviamente come tutti gli altri tè contiene Garcinia Cambogia, che in questo caso unito allo zenzero, che sapete che è un ottimo ingrediente in generale, stimolano ancora di più il metabolismo e placano il senso di fame, quindi è ottimo. Mamma mia, meraviglioso, secondo me anche con una fetta di limone dentro, dai, a me il limone nei tè non piace moltissimo, però... A chi piace ve lo consiglio perché è molto molto buono. E non so perché ho preso questa, ma volevo prendere questi. Li avete visti qualche giorno fa nelle mie foto su Instagram sempre. Praticamente sono i White Chocolate Protein Snack,
che sono in pratica, brevemente, la versione al cioccolato bianco di questi qui. Ve li ho portati per farveli vedere, quelli al cioccolato normali. E questi sono in edizione limitata. Attenzione, perché se vi piace il cioccolato bianco dovete assolutamente prenderli, perché appunto andranno via molto presto. E questi sono ottimi perché hanno il sapore del cioccolato, in questo caso bianco, ma questi sono anche loro fantastici. Io li amo, e anche Massimo li sta finendo perché lui adora il cioccolato. Questi hanno molti, molti meno grassi in meno rispetto agli snack normali al cioccolato. Quindi, se siete amanti del cioccolato, attenzione, questi sono un must da avere. Mamma mia. Volevo darvi anche appunto il codice sconto come al solito, che è KSUPER8. Sembra tipo un supereroe. In pratica, con 59 euro di spesa minima sul sito potrete scegliere 3 fra 8 regali. Ce ne sono veramente tanti e molto molto allettanti, perché innanzitutto c'è il Pure Slim Coffee, che è uno degli ultimi prodotti lanciati da Fit Via, e anche la Press French, ossia la pressa francese. L'avete anche vista in azione in uno dei miei vlog. Quindi, se siete amanti del caffè e volete provare una versione molto molto più light, essendo un prodotto uscito da poco, è un'ottima occasione per approfittarne. Poi ci sono le Detox Slim Bags. Non so se ve le ricordate, anche queste sono ottime perché praticamente sono delle bustine, e in questo caso trovate la busta grande con tre gusti differenti all'interno: i Coconut Light Cookies, quelli, i biscotti al cocco, che boh, io li amo, li ho quasi finiti tra le altre cose, e la Rose Gold Thermo Battle. Io ce l'ho nella versione dorata, ma appunto tra regali potrete scegliere quella Rose Gold, che io so che vi piace molto. Quindi vi lascio il link qua sotto. Andando avanti e mettendo da parte il tè, perché non vorrei finirlo perché manca poco, ho un sacco di cose nuove da mostrarvi. Innanzitutto, per quanto riguarda i vestiti, in questo vlog non vi farò vedere praticamente nulla perché in arrivo un video haul con tutti i vestiti indossati, anche i pacchi che mi sono arrivati, quindi attenzione. Poi avrete sicuramente notato in questi giorni, in queste settimane, che mi sono avvicinata ad un manga meraviglioso. È stupendo. Si chiama As the Gods Will. Splatterissimo, meraviglioso. I disegni sono fatti veramente benissimo. Cioè, per farvi capire. Cioè, io vi dico che un volume di questo tipo lo finisco in una cinquantina di minuti, perché si legge veramente in modo molto facile. Quindi ve lo consiglio vivamente. Me l'ho messo dalla parte sbagliata, perché sapete che i fumetti giapponesi si leggono al contrario, quindi da destra a sinistra. E praticamente ho già finito la prima stagione, tra virgolette, composta da 5 volumetti, che sono tutti laggiù, e la seconda stagione è composta da 21 volumetti. E domani, cioè mentre voi state vedendo questo video, probabilmente starò leggendo gli altri, perché li ho ordinati praticamente tutti. Lo so che si può leggere online, ma cioè io adoro leggere, lo sapete, adoro proprio toccare con mano, sentire l'odore delle pagine. Vabbè, avete capito? Cambio improvviso. Un'altra cosa che volevo farvi vedere, di cui mi avete chiesto veramente in tantissime, e ovviamente in live su Instagram era molto difficile farvi vedere questa cosa qui, è un acquisto, è l'acquisto della vita, praticamente, su Amazon. Vi lascio il link qua sotto. È costato tipo meno di 30 euro sicuramente. È questa cosa qui, vi faccio vedere. È un aggancio che è molto molto resistente, con queste due prolunghe, dove qui mettete il vostro telefono, e questa è praticamente una mini ring light che fa luce calda, luce fredda e luce naturale. Si può anche regolare l'intensità, chi ha visto le mie live già ha visto qualcosina, e si attacca con l'USB. Infatti adesso di là c'è il controluce, ecco perché mi sono spostata qui, però stasera la accendo e vi faccio vedere un attimino. Io l'attacco al computer perché tra le altre cose è molto facile, e è la mia postazione da live per Instagram, anche per fare i video di sera, devo dire la verità, perché praticamente io ho la luce naturale appunto davanti alla scrivania, e l'unica luce artificiale è quella lì, quindi la sera mi fa controluce ed è inutile. Questa qui è meravigliosa, ve lo garantisco, vi lascio il link qua sotto, ve lo ripeto, e vi lascio il link anche delle mie magliette.
E mi dovete taggare se le acquistate, eh? Ancora non mi avete taggato. Le mie magliette in collaborazione con Look MyFi. Ho scelto il modello, ho scelto il colore, è stata una collaborazione bellissima. Ho scelto la grafica e quindi sì, sono molto contenta. Si chiamano California Dreaming perché appunto la grafica è composta dai monumenti più famosi delle città del mondo e al posto della C di California ho messo la K, naturalmente. E attenzione perché dal 14 al 20 ci sarà uno sconto molto molto importante. Un motivo in più per comprarle. E ovviamente taggatemi questa volta. Voglio ripostarvi, mi piacerebbe moltissimo. Chi segue i miei video, soprattutto quelli di make-up, sa bene i miei prodotti preferiti, quelli che utilizzo giornalmente. Però, come sapete, allo stesso tempo cerco di intercambiare i prodotti in modo da farli andare a rotazione e non lasciarli lì inutilizzati nei cassetti. Quindi cerco di utilizzare un po' tutto quanto man mano che passano i giorni. E oggi ho utilizzato quattro prodottini diversi rispetto al solito. Dunque, sulle labbra invece delle tinte di We Makeup, che sapete che io amo, ho utilizzato questa di NYX Lingerie nella colorazione Black Book. Dai, hai pure messo a fuoco, sei molto intelligente oggi, telefono. Poi, come mascara, questo marrone, sempre di Essence, I Love Extreme. Io ho anche questo qui, che è quello nero, come vedete la differenza. E di solito i mascara marroni colorano e basta. Questo qui ve lo consiglio vivamente, costa tipo 2-3 euro e è ottimo. Colora, allunga e dà anche un po' di volume. Poi, sì, sei molto affezionato, come blush, questo qui di Catrice, nella colorazione Berry. E poi ho utilizzato questo ombrettino i nail della Naked Petite Hit per dare giusto un po' di lucentezza all'occhio. Lì c'è un macello, va bene. Mettete like o comunque scrivetemi, fatemi sapere se anche voi vi ritrovate in queste condizioni. Mi ero dimenticata di farvi vedere i pochi acquisti fatti dai cinesi. Non so se capita anche a voi che sapete di dover andare in un posto pieno di roba, quindi magari pensate di fare un sacco di acquisti, di tornare a casa con le bustone, e invece prendete due cagatine. Due cagatine però molto molto utili, elastici, che spariscono e se ne vanno nell'iperuranio. Poi due elastichetti che non sono scrunchies, sono proprio elastici cioè morbidi, però hanno questo fiocco, quindi uno bianco così per abbinarlo su tutto e poi rosso. Magari con rossetto rosso, anche se ho i capelli rossi, però è molto molto carino. Il mio solito shampoo, io utilizzo questo da tipo 3 anni. Poi, l'ennesima agenda, evviva! Niente, l'ho presa solo perché è arancione, perché è righe poi alla fine, è arancione ed è autunnale. Sì. Poi per fare i video Get Ready With Me e anche la morning routine autunnale ho preso questo cerchietto tutto pelosino con le orecchie da coniglietto. E infine, sempre per fare il video, tutto per fare il video, no, non infine, c'è un'altra cosa, il video su come decoro la stanza autunnale in modo autunnale o comunque sempre la morning routine autunnale ho preso questa scatolina molto molto caruccia che è costata solo 1,20 euro. Non consiglio di più. Per l'autunno non avevano un granché, dovrò fare ulteriori ricerche, ma vogliamo parlare di queste ciabatte ad unicorno. Allora, non è propriamente il mio genere, perché sapete che queste cose un po' troppo 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 sdolcinose non fanno troppo per me, però sempre per il video della morning routine o night routine autunnale sono bellissime. Tra l'altro mi mancavano un paio di ciabatte proprio coperte qui sul davanti e infatti qui avevo soltanto l'infradito, ma dato che fa freddo io ho i piedi gelati, mi si gelano subito, quindi ho detto prendiamo due piccioni con una fava, per cui a posto. La mia idea era quella di prendere una trapunta, un plaid, dei cuscini carini, insomma di spendere un sacco di soldi. E a proposito di un sacco di soldi, vi devo raccontare di una vicenda molto incresciosa che mi è capitata un paio di settimane fa ormai. Siete pronti? Perché è una cosa che mi fa rodere in toto, è una cosa. Preparatevi. Ho speso 900 euro inutilmente. 900 euro. Sapete perché? Perché
Allora, cioè, quella cosa lì, che un paio di settimane fa, insomma, mi stavo accingendo ad utilizzarla per fare delle foto che servivano proprio per quel. Dovevo fare le foto per le magliette, ecco, che avrei dovuto inviare quel giorno per le mie magliette. Niente, lo schermo era partito, tutto nero. Tolgo la batteria, tolgo la card, provo a fare mille magheggi, niente. Al che dico, amore, dobbiamo andare da MediaWorld subito. In un'ora e mezza ho comprato un'altra macchinetta che adesso è custodita nella sua, appunto, custodia, che bella battuta, nella sua custodia che anche lei è costata un bel po'. Allora, la macchinetta è costata, cioè in pratica sì, mi sono comprata una Reflex nuova. Sì. E tra la Reflex, il manfrotto, perché ho cambiato anche cavalletto, che è davanti a me, manfrotto, e sapete, se siete esperti un pochino di tecnologia, cose di questo tipo di videomaking, il manfrotto sapete che cos'è, è tipo l'elite dei treppiedi. Poi, la card nuova, naturalmente, di memoria, l'attacco per il telefono al cavalletto, l'assicurazione sulla macchinetta, perché stavolta l'ho messa, e tutto quanto, 900 euro. 892 euro, vabbè. Pari così, alleggerita proprio psicologicamente anche a livello di portafoglio da questa cosa. Torno a casa, faccio le mie foto, faccio tutto quello che devo fare. Dopo qualche giorno, così per scrupolo, per curiosità, provo a. Dico, vabbè, la venderò, insomma, no? Tanto scriverò che il display non funziona e invece. Vedete? Funziona, non è rotta. Quindi ho speso 900 euro inutilmente, senza bisogno di spenderli. Oh, mi rode così tanto. Però questa qui, allora, la continuerò ad utilizzare, ma la venderò prima o poi, perché comunque non ha assolutamente nessun difetto, cioè non si è rotta in nessun modo. L'altra la utilizzerò, sì, la utilizzerò in ogni caso, magari. Finché non vendo questa qui, questa magari se devo partire a Milano mi porto questa qui col cavalletto dei cinesi e lascio qua a casa appunto la Reflex con il manfrotto, che sono costati lira di Dio, euro di Dio, e quindi sì. Non so che dire. Mi sono tenuta un po' di tè da parte perché adesso c'è uomini e donne. Allora, voglio un attimo dire una cosa molto molto veloce. In pratica, voi, cioè gli haters, mi hanno giudicata. Se io guardo programmi come Uomini e Donne e Temptation Island, perché gli altri comunque li ho lasciati stare, Amici, tutte quelle robe lì non le guardo più, e ho letto un libro trash, in questo caso quello di Giulia Dell'Ellis, perché volevo essere la prima a farci il video, quindi lo scopo era quello e basta. Tu sei ignorante, non hai cultura, non sei intelligente, solo questi programmi puoi vedere, se vedi questi programmi, che razza di cervello potrai mai avere? Scusa? Cioè io non posso leggere libri, guardare programmi tipo Focus, Passaggio a Nord-Ovest, Super Quark, queste cose qui, non posso informarmi e leggere libri anche molto impegnativi e non posso vedere Uomini e Donne, perché altrimenti sono ignorante. Non credevo che distingueste le persone in base a quello che vedono, in base a quello che leggono, perché magari una persona super acculturata, che legge tanto, comunque che si documenta sulle cose, magari guarda, esempio, Uomini e Donne per distrarsi un attimo, per svagarsi, per liberarsi la mente, no? Io non ho problemi a dire che guardo Uomini e Donne, o comunque che ogni tanto leggo qualche libro frivolo, tipo romanzi. I romanzi romantici, i libri un po' così, tanto per passare qualche momento di svago. Comunque, per esempio, i manga di prima, che comunque, cioè, non mi rendono ricca a livello di cultura, però mi piace un sacco. Cioè, io adoro queste cose, ma non vuol dire che io sia stupida. Cioè, chi mi segue da tanto lo capisce. Però tu, persona che mi insulti, non conoscendo, non più che altro i miei video, ma la mia testa, che quella sì. Impara a conoscerla man mano che uno vede i miei video. Tu che mi giudichi in base a quello che vedo, in base a quello che leggo, non ti cago nemmeno di striscio, mi dispiace. E adesso vediamoci, uomini e donne, che sta per iniziare.
Cioè, vediamoci. Ovviamente stacco, quindi ci vediamo tra un pochino. Mi rilasso un po', perché poi devo rispondere a tutte le mail, devo fare un sacco di cose, dato che stamattina sono uscita, come vi dicevo ieri nella live su Instagram. Se la mattina esco, poi mi gestisco il lavoro fino a sera. Infatti, stanotte credo che andrò a dormire per le 2, 2 e mezza, perché mi sono tenuta il lavoro appunto dalle 4 in poi. Io adesso guardo la mia adorata Maria e fatemi sapere qua sotto nei commenti quali programmi guardate. Niente, ragazzi, alla fine il mix di letto, plaid, qualcosa da bere, slash, qualcosa da mangiare e TV è micidiale. È micidiale, ma ok, la Bianco incombe, ma non più di tanto, perché comunque l'incontro, il confronto fra Natalie Caldonazzo, slash Andrea, non so il suo cognome, non mi interessa saperlo, mi sta interessando non poco, ma in generale devo comunque rimanere sveglia, attenta e vigile perché, come vi dicevo prima, devo lavorare e devo fare un pochino di cose fino a questa sera. In realtà vorrei dormire, cioè sì, sicuramente se chiudessi gli occhi mi addormenterei in breve tempo. E niente, ditemi se anche voi avete già ceduto a questa situazione, che poi tra l'altro le gambe incrociate, non lo so perché, sto comoda. Io quando sto seduta è una cosa che mi dà molto fastidio di me stessa, ma che non riesco a controllare. Quando mi siedo a tavola, ovviamente ai ristoranti e nei posti dove ci deve essere comunque contegno, non lo faccio, ma devo stare a gambe incrociate. Non lo so. Fatemi sapere anche voi. Oddio, difficilissimo. Se è così, basta. Ci sentiamo più tardi, perché altrimenti vi sto già inondando di milioni di chiacchiere da minuti interminabili e continuerò a farlo anche dopo. Quindi io e i miei gufetti vi salutiamo. Stamattina a casa ho portato qualcosa di più caldo, perché incomincia a fare un pochino più freddo. Poi io, calcolate, sono anche più freddolosa del normale, quindi a maggior ragione, come vedete, ho iniziato a inserire nel guardaroba le cose un pochino più pesantine. E infatti, dov'è? In questa busta ho messo tutte le cose estive che appunto erano nell'armadio da portare a casa o comunque da mettere nel letto contenitore. Adesso decido in base a quello che c'entra. E qui ho dei maglioncini un pochino più pesantini. Questi sono i famosi lupetti aderenti di cui sentirete parlare nel video haul, da mettere sotto i maglioni. Altro maglioncino, insomma, stampelle varie, microfono. Che questo qui in realtà ha una storia. E praticamente la sua storia è che Massi me lo regalò per la videocamera nuova, ma non quella nuova che ho comprato qualche giorno fa, mannaggia a me, ma per quella vecchia, credendo che avesse l'attacco per il microfono. Non era così, ma adesso che ho la Reflex è di nuovo possibile utilizzarlo, quindi per fortuna l'ho conservato e dopo magari faccio, non lo so, una prova. E niente, per adesso il cambio armadio è distribuito in questo modo. Adesso devo andare nell'altra parte, quindi di qua. Vi faccio vedere. Di qua. E togliere tutti i doppini. Scusate, ma ho parlato a bassa voce perché giù c'è mia suocera. Mi sono anche data una cambiata perché sto in tuta, sto un po' più comoda. Quindi dall'altra parte ho praticamente tutte le cose estive: toppini, pantaloncini, gonne. E a parte qualche gonnellina dovrò appunto togliere tutto. E niente, questo è quanto per adesso. Da che mi stavo per abbioccare, ce l'ho fatta riattivarmi un pochino. Inizio questa clip nel buio perché allora intanto sto guardando Nana, se non lo conoscete dovete sicuramente e per forza recuperarlo. Vi faccio vedere come funziona appunto l'aggeggio di prima, non so come altro chiamarlo. Non è una sponsorizzazione, ve lo dico, ma cioè adoro, cioè praticamente lo sto consigliando a tutti i miei amici. Dunque, si accende, vi faccio vedere, così, e dà la luce sia calda che naturale. E poi vabbè, c'è quella bianca e si può sempre con il telecomandino o diminuire l'intensità oppure aumentarla. È
Meraviglioso, ho risolto tipo i problemi delle dirette della sera, appunto, quando fa buio, dato che, come vi dicevo prima, la luce è dietro di me. Niente, ho risolto tutti i miei problemi, quindi sono molto felice. Io adoro Nana, ho ricominciato a vederlo perché su Netflix hanno rimesso tutti gli episodi, però dato che tipo adesso non volevo stare sdraiata e comunque sì, sto lavorando, sto facendo cose. Però ogni tanto faccio una pausa e mi vedo una puntata, tanto dura 20 minuti. Ho messo su YouTube direttamente le puntate. Detto ciò, sono in arrivo nuovi video. Sto aspettando altri pacchi che arriveranno nei prossimi giorni. Quindi, diciamo che è un periodo, una settimana, diciamo, di organizzazione. Dopodiché inizierò a sfornare tutti i video particolari che spero vi piaceranno. Chi vede le mie dirette sa di cosa parlo. Comunque, video qua, trallallero, lero là, no, niente, sono svalvolata. No, vabbè, sono veramente svalvolata. Tra l'altro, stanotte ho dormito pochissimo e prima ho dovuto anche uccidere una zanzara gigante. Quindi, sì, la mia vita non è per niente facile, è dura e faticosa. Io spero che capiate l'ironia, naturalmente, perché se no qua veramente stiamo messi malissimo. Dato che mi chiedete sempre dove è Massi. Massi è sul letto. Sì, eccolo qui. Deve andare a beach volley, quindi adesso arriva via e io mi metto a montare questo vlog. Vuoi dire qualcosa? Dato che chiedono sempre di te, vogliono un sacco di video insieme, Dire sarà fatto. eh? Dite E se sarà sarà fatto. fatto. Scrivete qua sotto tutti Tipo i il genio video. della lampada. Ecco. No, prima mi ha fatto uno scherzo bruttissimo nel buio. Eravamo nel buio tutti tranquilli, io con gli occhi chiusi così. E lui fa. Mi incute paura. Anch'io. Ciao. Ci vediamo dopo. Ma io sto seguendo No! te. Mi fa il solletico. Ah, comunque mi sono arrivati altri 3 pacchi. Ogni giorno mi arrivano un sacco di pacchi. Domani mi devono arrivare altri 5 volumi del fumetto che sto leggendo. A Basta. lui non piace. Però a me sì, quindi me lo sono presa. Sono le 8, io vi saluto. Vi ringrazio. Forza Forza Roma, Roma! passo Lazio. Dai, e niente, ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi se non siete iscritti. E niente, adesso mi metto a montare questo. Ah! Questo video, mio Dio! Oddio, mi ha tirato la maglietta! Ecco, questo è da lavare tra le altre cose. Perché da E lavare? è bene, messa oggi. L'ho messa 20 minuti stamattina e mezz'ora adesso. Ah, è vero, lavoro in divisa, mi dimentico sempre. Vi dicevo, se non siete iscritti, iscrivetevi, attivate la campanella. Ah, vedi, la cattiveria. Attivate la campanella e basta. Niente, domani devo fare lo shampoo. Guardate quanti. Quanti capelli? Beh, sì, quanti capelli che se ne vogliono andare dalla mia testa, evidentemente. Ma si stanno disiscrivendo pure loro. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Vi ricordo il link di Fitvia qua sotto e tutti gli altri link. Anche Massi va via. Ciao!